un'azienda italiana che produce gearboxes dai più semplici ai più complessi, ha più di 40 anni di operatività all'interno del mondo industriale, della meccanica, negli ultimi anni è evoluto verso la meccatronica. Portare Kaizen in azienda vuol dire modificare l'azienda, tutta la struttura e soprattutto il modo di lavorare. Zero difetti, zero sprechi. E soprattutto guardare tutte le attività di valore aggiunto che servono all'azienda, fare quello che serve e non fare quello che non serve, in un'ottica di cliente e in un'ottica aziendale. È un cambio culturale per tutta l'azienda, coinvolgere tutti i dipendenti, tutti i lavoratori, perché è da loro che sanno quelli che sono i problemi, quelle che sono le inefficienze, quelli che sono gli sprechi, e quindi è così che si rivolge a ottimizzare il lavoro e soprattutto coinvolgere le nostre persone, motivandole, e questo è il più bel messaggio che possiamo dare sul coinvolgimento di tutta la struttura aziendale, insomma. Il punto chiave di tutto è stata così, la volontà degli imprenditori, degli storchi, di rimettersi in gioco, rimettere in discussione. Dopo già un po' di esperimenti fatti, e quindi Kaizen è stato fortissimo, formidabile, partiti direttamente sul gamba a trasformare le cose, tirando via tutto il resto, con una forte attenzione alle persone e al coinvolgimento delle persone, una forte attenzione all'impegno delle persone, con la capacità dell'azienda di trasformare questa in un'organizzazione stabile e sistematica che porta avanti Kaizen come miglioramento continuo, proprio come un modo di essere quotidiano, di tutti i giorni, a tutti i livelli. Troviamo in uno stabilimento che di fatto lavora a flusso, quindi un ordine alla volta, e si è modificato in modo da poterlo fare, per cui in fabbrica non ci sono più cassoni per terra, ma tutto è su ruote, tutto si muove velocemente. E questo consente di migliorare la qualità, in quanto in un flusso che scorre veloce non c'è tempo per fermarsi, non si può nascondere un problema prendendo il pezzo successivo, si ferma tutto, quindi il problema diventa drammaticamente evidente e quindi tutta l'organizzazione si muove per risolverlo. Questo fa sì che giorno dopo giorno, in questo tipo di organizzazione, il numero di problemi che sono risolti, affrontando le cause radice, aumenta e quindi aumenta anche la qualità. I risultati, come tutti i risultati di Kaizen, sono stati sorprendenti. Da un lato si è forte recupero di produttività, un forte recupero degli spazi, un cambio anche di modello industriale che ha portato ad esempio a equipaggiare tutti gli stabilimenti con degli impianti di verniciatura e autonomo, e oggi porta anche a fare insourcing di certe attività che tradizionalmente erano fatte fuori. Un grossa attenzione sulla qualità, quindi un grossissimo recupero in termini di qualità, e una forte attenzione al livello di servizio ai clienti che si sta sempre tutti i giorni perfezionando. Questo ci dà la possibilità adesso di essere sempre più competitivi e di poter fare ulteriori passi per integrarci sempre di più, partendo dai clienti fino all'arrivare alla catena di fornitura, e lavorare su un flusso completamente trasparente, sia di trasformazione che di informazione. Io credo che questa azienda non la riconosca più nessuno, probabilmente neanche noi la riconosciamo. È tutta un'altra cosa, un'altra realtà, un altro modo di vedere le cose.